שלום לכם, פרצים מבריא, אוג'י מסשם, זודי נמסכת, מועצת קטן, דף י"ד, אהון יציאה מודנו, קפיטולו, תרצו קפיטולו, ואילום גלחין. איניציה, רפיני די דף י"ג עמוד ב'. נורמנטה, אם אסרי אינו פרמיזה לא דיפרסי קפיטולי, די רדרסי, דרונטה כל המועד, ולא בסונו קונו צ'ציוני, כזו כפרמיזה לא דיפרלו, דרונטה כל המועד. Adesso la Mishnah elenca alcuni casi. Vero mi calchema moed, questi sono i casi nei quali i maestri permisero di farsi i capelli. E sono Amami Minataya, uno che viene da oltremare e non aveva possibilità di farsi i capelli prima della festa, giunse da oltremare durante quella moed. Ed ugualmente, vai a Zevi, scusi. Un beta shivia è qualcuno che fu catturato da Goim e fu liberato di Chol HaMoed. Vayotzei beta surim è uno che uscì dalla galera e non potete farsi i capelli. Vemnudè, colui che fu scomunicato dai maestri, dalla corte rabbinica, e che i maestri gli annullarono la scomunica e non ebbero possibilità di farsi i capelli prima del Chol HaMoed, prima della festa. E qualcuno che fece un voto di non farsi i capelli e andò da un maestro che glielo permise, cioè Hitir, che permise il voto. Uno che fa un voto non può annullare un voto, deve andare per forza da un maestro che gli trovi un'apertura, si chiama Petach, affinché se lui si ripetisse di aver fatto il voto, non sapeva qualcosa, eccetera. Nazir è un nazireo, e fu reso impuro e deve radersi nel settimo giorno quando si purifica e cade di Chol HaMoed. Bemzola, mitumato le tarato, che ha ole mitumato le tarato, un mezzola che si purifica e deve radersi tutti i capelli, nel settimo giorno. Lo possono fare con la moed, che non potevano farlo prima della festa. Sono i casi che i maestri permisero di lavare la biancheria o i panni o i indumenti. Uno che venne da oltremare, Uveta Shivia, e uno che fu catturato e liberato, e uno che uscì dalla galera. E questi sono casi che la gente è al corrente di questi avvenimenti, ciò è permesso poiché allora loro sanno che è un caso particolare e non perché la gente non penserebbe che è una cosa che sarebbe permessa, allora la gente comincerebbe anche a fare ciò, a cominciare a farsi capire di quello che è. E uno che fu scomunicato, che la legge è che non può farsi i capelli, non può lavarsi gli indumenti, e sono in opinione anche che non può calzare scarpe di cuoio. E si tirò lo chamim, che i maestri gli annullarono la scomunica. Ugualmente uno che chiese a un maestro di annullare il voto, lui fece un voto di non lavarsi gli indumenti, il maestro glielo permise. Ciò lo può fare con l'omoed, poiché non potete farlo prima della festa. Come si è permesso di lavare mitpachot ayadaim, sono come asciugamani, o mitpachot asaparim, che sono i mantellini dei barbieri, poiché possono essere lavati, poiché si sporcano frequentemente. E tutti questi casi è permesso solo se non ci sono altri che sono puliti.
se ci sono la polizia, no, non è permesso. Colt Asfag, asciugamani che uno usa quando esce dal bagno o dal mikveh, ugualmente, asamino sabot, anidot, vayoldot, zavine sabot, enidot, donne che partorienti, i loro indumenti si sporcano frequentemente, parecchio. Piccola olì mitumale tara, ed ugualmente un mezz'ora, il settimo giorno che si purifica e può lavarsi i suoi indumenti. E veramente deve immergere nel mikveh. Bello mutarino, sciarco la dama, e solo in questi casi è permesso di lavare i loro indumenti, i loro panni, però a altre persone è vietato. Ma sciarco la dama, mai tanto solo, per quella ragione è vietato a altre persone di farsi i capelli di Colomoid. Disnar, come è stata una Mishnah, in Masrattanit, Anshe Mishmo, Anshe Ma'amad, Asurim Saper, Ulechabes. E coloro che sono di turno, fanno il turno di Kohanim e di Levim, del santuario, durante una specifica settimana. Anshe Ma'amad, abbiamo già menzionato alcune volte, sono Anshe Ma'amad, siccome c'è una legge che il padrone del sacrificio deve essere presente mentre si viene sacrificato. Anshe Ma'amad sono Israelim, rappresentano il popolo ebraico per i loro sacrifici del Tamid, che devono essere presenti, cioè non è possibile che tutto il popolo sia presente, perciò mandavano solo alcuni rappresentanti che si chiamano Anshe Ma'amad. Alcuni di essi abitavano a Gerusalemme, nel mio santuario, alcuni non erano a Gerusalemme, rimanevano dove abitavano regolarmente e si radunavano e pregavano e digiunavano affinché i sacrifici vengano accettati. Le ragioni. Ubechamishi e giovedì, mutarin, mi prego da Shabbat. E giovedì possono lavarsi adesso. Tutti questi Anshei Mishmar Ma'amad non possono farsi i capelli e lavare i loro indumenti durante la settimana che fanno di turno nel santuario. Però di giovedì possono farsi i capelli e lavare i loro indumenti per Kodesh Shabbat. Però Hana Aravrazar, ma etama, per quale ragione non possono i capelli, lavare i loro indumenti, ed esce lo ikansu mishmartan kshe menuvalin, affinché non entrino nel loro turno e siano ben accorciati quando iniziano il loro turno. Ugualmente riguarda Cholamoed, che esce lo ikansu la regel kshe menuvalin, affinché gli ebrei siano zimati con ricercatezza prima quando inizia la festa e che non devono farsi i capelli e lavarsi durante Colamoed. Colamoed è molto molto importante, deve essere osservato, e infatti in Pirkei Avot, immagino che tutti voi sapete che Pirkei Avot dice che Amvazeta Moadot, che uno che non indossa indumenti di Chag e non mangia cibi raffinati, pregiati come durante Shabbat e le feste, non riceve l'Olamabà. E purtroppo io vedo tanta gente che vanno in blue jeans di Chol HaMoed, è molto triste. E questa è considerata un disprezzo della festa. Baira usera, Mao, se uno perse un oggetto prima della festa e era occupato a cercare e trovare questo oggetto, siccome era una forza maggiore,
perciò forse mutare permesso di farsi i capelli e di radersi e di colamoed, odino oppure no? Dell'uomo Hamilton, perché la gente non lo vede, non si nota ciò. Non è una cosa che la gente sa, che è corrente di ciò, e perciò sarebbe vietato. Amrabai risponde: Bai, Yambru, cosa striche non sorrene? Striche, baitus motorene? Questa è una domanda. È un'espressione, cioè, strichin sono delle mazzole sul quale fecero dei disegni. Siccome dura tempo di fare i disegni, allora i maestri vietarono di fare questi disegni sulle mazzot, poiché potrebbe passare il tempo e diventerebbero chametz. Ma c'era un individuo chiamato Baitus che lui fece uno stampo e poteva fare questi disegni in un istante. E perciò lui chiese ai maestri se era permesso di farlo, perché non durava tempo, perciò non c'era rischio che le mazzot potessero diventare chametz. Ma i maestri risposero che non è permesso, poiché la gente che vedrebbe queste mazzot con questi disegni stampati in essi, direbbero che quelli di Baitos è permesso e le altre mazzot sono vietate. Perché? Che differenza c'è? E la gente non saprebbe che c'è una grande differenza, che veramente le mazzot di Baitos potrebbero essere permesse perché non dura tempo. Perciò questa è un'espressione che quando si vuol dire che la gente direbbe perché per lui è permesso e per me è vietato. E come in questi casi, che in alcuni casi è permesso farsi i capelli e il resto della gente non può farsi i capelli di quello che vuole. Chiede la Zera Abaye, Olita Meir, ma secondo ciò che lei, maestro, lei spiega, Adam Arabiasi, Amar Rabbi Yochanan, che dissero il nome di che Ravasi disse il nome di Yohanan, come dice Elo Ela Chalukecha Mutale Chapsu Bocholamoed, che uno ha un solo indumento può lavarlo di Cholamoed, e anche se lo lavò prima della festa, però uno ha bisogno di lavarsi più spesso, però si vede perché uno che lava il suo indumento non è che sta nudo. Indossa qualcosa e si vede quello che indossa è perché non ha l'indumento normale. Risponde Gemara, Atam Nami, Yomaru, anche in quel caso la gente direbbe Kol HaSrikin HaSuris, Srikei Baitus Mutarin. Questa è una domanda, perché la gente direbbe per quale ragione per lui è permesso, per noi è vietato. Risponde Gemara, Itmarala, abbiamo studiato il da ciò, Mar Bar Ravashi, e Zorò Mochia Chalav, che il fatto che lui indossa un indumento particolare che è cinto con una cinta speciale affinché questo indumento che lui indossa adesso, quando sta lavando l'indumento regolare, si vede che diciamo come una vestaglia, per esempio, uno non va per strada con una vestaglia. Perciò indossa la vestaglia mentre sta lavando il suo indumento normale. Siccome c'è una cinta, si capisce che è un caso particolare. E perciò nel suo caso è permesso. Ravashi Matne, Ravashni, insegnò questo dubbio diversamente. Bai Rav Zera, che chiese Rav Zera, un barbiere che vengono da lui a farsi i capelli, Shabdala Vedai Rebregel, che perse qualcosa, smarrì un oggetto prima della festa e lo stava cercando, Mao. E siccome la gente stanno nel suo negozio del barbiere e vedono che lui non può fare i capelli alla gente perché è occupato con cercare questo oggetto smarrito, e siccome la gente viene da lui prima della festa per farsi i capelli e vedono che non può fare i capelli perché è occupato, e perciò sanno che lui è un caso diverso, e perciò Muhammad, la cosa è dimostrata e la gente sa
che lui aveva una forza maggiore. O Dilma, oppure, che mandelo un Hamilton Kihana. Però, oppure si potrebbe dire che veramente lo sanno solo coloro che vendono il suo negozio, ma il resto della gente non lo sa, e perciò non permisero nel suo caso, o cioè non sarebbe permesso nel suo caso. Comunque, Roma rimane Teiko, rimane la questione rimane indecisa. Abbiamo studiato nella Mishnah che coloro che vennero Medinat Hayam, oltre il mare, che possono farci capelli da Chol HaMoed. Ma tenete in deloche Rabbi Yehuda. Però la nostra Mishnah non segue l'opinione di Rabbi Yehuda. Detania Rabbi Yehuda Omer, Abba Medinat Hayam, lo igaleach, che uno che venne da oltre il mare non può farci capelli. Mipnei sheyatzah shelo birshut, poiché andò oltre il mare e in maniera che non ricevette il permesso di andare oltre il mare. E perciò non era una forza maggiore, perché c'è da sapere che uno che sta in Eretz Israel non ha il permesso di andare all'estero, solo per alcuni casi, solo per guadagnare e per mantenersi, insomma, per poter acquistare cibo, per poter continuare a campare, oppure se deve sposare una donna, oppure per andare a studiare la Torah. Ma normalmente uno dovrebbe chiedere permesso se può andare all'estero oppure no. Amarava Lashut se andò a fare una gita di Brea Kol Asur. Tutti sono unanimi, tutti i maestri sono unanimi che non può farsi i capelli se ritornò di Chol HaMoed. Però se andò per l'Imzonot, per guadagnare il suo sostentamento, Divrei Hakol Mutar, tutti sono unanimi che è permesso, e persino Rabbi Yehuda, che può farci capire il Chol HaMoed. Lo nechleku, però la disputa tra Chachamim e Rabbi Yehuda è solo riguardo Ela l'Ervicha. Se vuole guadagnare più di quello che ha denaro, però vuole guadagnare di più, perciò andò all'estero per guadagnare di più. Ma, cioè Rabbi Yehuda è l'opinione, mi dammi lei l'asciut, che è l'asciut, lui l'opinione è che è come uno che andò all'estero per una gita e che perciò andò senza il permesso. Umar, invece, Tana della nostra Mishnah, Medamele Limzonot, lo paragona a colui che andò all'estero per poter guadagnare per il suo sostentamento. Metivei, chiesero gli studenti di Yeshiva riguardo ciò che disse Rava, che aveva studiato nella Mishnah, Amar Revi, Nir'in divrei Rabbi Yehuda, sheyatzah shelo birshut, è logico ciò che dice Rabbi Yehuda, ed è il caso che uno andò senza il permesso, cioè che andò per una gita. E vedrei Chachamim, sheyatzah birshut, è più logico l'opinione dei maestri per colui che andò con il permesso di andare all'estero. Mai ce l'ho vissuto. Qual è il significato quello che disse qui? Abbiamo visto Shiazza ce l'ho vissuto, senza il permesso. Ile Malashut, cioè vogliamo dire che si riferisce a uno che andò a una gita. Ve Amrad, ma hai detto che divrei ancora sur, che tutti sono anime che è vietato. Ve la Limzonot, e se vuol dire che si riferisce a uno che andò per guadagnare il proprio sostentamento, abbiamo Rat, ma hai detto di aver colmutar che tutti sono unanimi che è permesso, e l'abscito l'arbicha. Bisogna dire per forza che ciò che dice Rebbe, che ce l'ho vissuto, ciò si riferisce quando uno andò all'estero per poter guadagnare più, ancora di più di quello che ha, denaro che già ha. Eva Sefa, nella parte finale, ciò che disse Rebbe, Nirin divrei Chachamim sheyatzah birshut, Maris birshut, cosa intende che andò con il permesso? Se vorresti dire Ilema Limzonot, se vorresti dire che si riferisce a per guadagnare il sostentamento, Amrad divrei Kol Mutar, abbiamo detto che tutti sono unanimi che è permesso. Bella la Rebbecha, perciò bisogna dire che si tratta
che andò per guadagnare più di quello del denaro che già ha. Vea Amrad, ma hai detto che Neri divrei re Biuda Beha, che riguarda ciò è più logico ciò che dice la Biuda, che è vietato. E perciò come si può spiegare questa contraddizione? Africa non risponde come va, che quello che tende a dire è che Neri divrei re Biuda l'Erabanan, cioè i maestri accettano ciò che dice la Biuda, che loro ammettono che uno che andò all'estero per adesso spiega, cioè quando andò senza il permesso, mai un anno, cosa ti subisce? La Shut che andò per una gita, cioè fino a Khamim, l'Onech le Kualav e la Rabiha, che veramente i maestri disputano con Rabbi Yehuda solo riguardo al caso che lui andò per guadagnare più di quello denaro che già ha. Aveva lasciato, però se andò per una gita a Moduley, tutti sono unanimi e i maestri ammettono Rabbi Yehuda che non può farsi capire il colomoid. Venir indi vre Rabbanan le Rabbi Yehuda, che Rabbi Yehuda ammette a ciò che dissero i maestri, che uno che viene dall'estero, che è permesso di farsi capire, che c'è stato quando andò con il permesso, umayniyu limzonot, quando andò per guadagnare per il proprio sostentamento. Shafino Rabbi Yehuda, che persino Rabbi Yehuda, lo nechlak alem ela l'arbicha, che Rabbi Yehuda disputa con il maestro riguardo a uno che andò per guadagnare più di ciò che ha nella banca. Avalim zonot, moduleu, però, modeleu, però se andò per guadagnare per quello che ha necessità per comprare cibo, allora il Rabbi Yehuda ammette ai maestri che è una forza maggiore e che gli era permesso di andare all'estero e può farsi capire di Colomoid. E ciò spiega ciò che dice il Rebbe riguardo alla disputa tra Chachamim e Rabbi Yehuda. Amma Shmuel, Katan olad b'moed, mutare galea b'moed, un neonato che nacque con parecchi capelli e permesso di fargli i capelli di Holamoed, e poiché si vede che gli dà fastidio al neonato. Shenlecha bet asurin gadol mizeh, che veramente era imprigionato nel ventre della madre e allora non potevano fare i capelli. Adesso che è uscita, cioè non si poteva fare i capelli prima quando era nel ventre della madre. E solo adesso che uscì si può fare, non c'era scelta. Perciò si può dedurre da ciò che Moed in e Mikaralo, che solo di Moed era permesso, è permesso di fargli i capelli. Però se nacque Meikara, nacque prima della festa, no, allora non gli possono fare i capelli dopo la Moed, poiché potevano fargli i capelli prima della festa. Matti Rapinchas, chiede a Rapinchas, coloro che hanno voluto mutare le galea a Moed, in tutti i casi che permesso fare i capelli di Holamoed, mutare galea bimei evlo. I casi sono simili anche nel caso che coloro che è permesso di Holamoed è permesso anche nei casi che uno era in lutto. Per esempio, che tornò dall'estero e venne a sapere che gli morì uno dei sette parenti per i quali deve essere in lutto, l'Itabel. In questo caso è permesso, in questi sette casi è permesso di fare i capelli. Ah, però si può dedurre da ciò che se aval assur le galer moed, che se è vietato di chol moed, perciò ugualmente assur le galer mevlo, si può dedurre da ciò che anche uno che è lutto, anche così come i casi che non si può fare di chol moed, così anche uno che è lutto non può farsi i capelli. Mettiamo il daf. Viamrat Katan, se volessi dire che riguarda il caso di un neonato, Itzbei Plukta, che qui Plukta non vuol dire disputa, vuol dire una differenza, che se, la differenza se nacque di Holamed oppure nacque prima di Holamed, cioè prima della festa, intendo. E perciò, Nimzeta Velut, non è che Katan, e perciò vorrei dire
da ciò che un neonato anche deve seguire leggi di lutto, Vatanya mi ha studiato Meccarine Katame Pnagmat Nefesh, che si strappano gli indumenti di un neonato al quale morì uno dei sette parenti, e per causare dispiacere alla gente che lo vede, che quando vedono un neonato con un indumento strappato, che si mettono a piangere, e questo è un onore per il defunto. Amaravashi, Mikatani ha Assurin, veramente non c'è scritto il caso che riguardo che, è solo una deduzione, ma non c'è scritto chiaramente che, così come quelli che è vietato farsi i capelli di Holamoed, è vietato anche per coloro che sono in lutto. Poiché Dilma, forse quello che intende la Braittà, si potrebbe dedurre invece che Yeshmen Asur, Yeshmen Mutar, che vi sono i casi che è vietato, vi sono i casi che è permesso, e perciò si potrebbe dedurre così, e non si può dedurre che così come ciò che è vietato di Holamoed è vietato anche per colui che è in lutto. A me ma, vedete, ma Rav Shisha Breder Rav Idi Matnach, che lui studia diversamente, Amar Shmuel, Katan mutale galchol mamoed, che è permesso fare i capelli a un neonato durante il Holamoed. Mentre nella versione precedente Shmuel disse che se nacque durante il Holamoed è permesso. E la Gemara dedusse che solo se nacque durante il Holamoed, ma se nacque prima è vietato. Cioè, nella versione precedente Shmuel disse che se nacque del Holamoed, mentre invece qui dice che quello che disse Shmuel è che un neonato è permesso fare i capelli a un neonato, ma non disse che se nacque di Holamoed. E perciò lo shna non lad mamoed, lo shna meikara, lo shna non lad meikara. Perciò non fa differenza se nacque di Holamoed o nacque prima di Holamoed. Amar Pinchas, Avanami Tania, anche noi abbiamo studiato che colelo shamru mutale galer mamoed, mutale galer bimeblo. È vero, abbiamo studiato che coloro che hanno promesso di farsi i capelli di Holamoed è permesso anche per coloro che sono in lutto. Ha Asur le galer mamoed, Asur le galer bimevlo. E perciò si può dedurre da ciò che ciò che è vietato per coloro che è vietato di farsi i capelli di Holamoed è vietato anche coloro che sono in lutto. Cioè, Iambra, secondo ciò che abbiamo detto, che Shmuel disse, Katan, un neonato che nacque prima della festa Assur, è vietato fare i capelli del Holamoed. Perciò dobbiamo dire che ugualmente è vietato fare i capelli a un neonato, perciò Nitzet Avilut, noi che Katan, allora vorresti dire che la legge è che le leggi di lutto anche sono imposte su un neonato, ma invece Vatani abbiamo studiato che Beccarini Katan fino a Nefesh, che si strappano gli indumenti di un neonato solo per causare alla gente che siano tristi e che piangano per l'onore del defunto, come abbiamo già visto. Amaravashi, Mikatani ha Asurin. Adesso ripeto ciò che abbiamo visto prima, che non c'è scritto che esplicitamente che è vietato per coloro che è vietato di farsi capire di Holamoed, è vietato anche per coloro che sono in lutto. Dilma Yeshmein Asur, Yeshmein Mutar, forse si può dedurre invece che ci sono i casi che è vietato e ci sono i casi che è permesso, come un neonato che nacque prima della festa, che è permesso, che benché è permesso fargli i capelli di Holamoed, però forse gli è permesso di fargli i capelli quando è in lutto, poiché la legge di lutto non sono imposte su un neonato. Avendo noi Gabriel Regel, uno che è in lutto, non devo osservare le leggi di lutto durante la festa, Shenemar, Samachta Bechagecha, che devi essere felice e allegro durante la festa. E siccome questa è una mitzvah in Torah, e siccome le leggi di lutto, adesso subito la Gemara discuterà se la legge di lutto è minatoria oppure no. E io è venuto in mica, adesso spiega.
C'è da sapere che quello che la Torah dice, Samachta Bechagecha, che uno deve essere felice durante la festa, si spiega, i commentatori spiegano che si riferisce ai sacrifici che bisogna offrire durante la festa, di Olatria e anche Shalmei Chagiga. Io avevo detto di Mikarau, se vorresti dire che morì uno dei suoi parenti prima della festa, e perciò lui è già in lutto prima della festa, e perciò, siccome fu un certo corto periodo di lutto, e perciò il lutto viene rimandato, e perciò Atia Sedrabim viene l'obbligo della Kemitzvot Aseh di gioire durante la festa, Vedachi Aseh di Yachid, e respinge il Mitzvot Aseh di lutto. E da dove sappiamo che viene lutto? Poiché vi è un verso in Ermiao che dice così: Vi è avvelut de hashtahu, e se volessi dire che il parente morì durante Chol HaMoed, e perciò lui era incombente su di lui l'obbligo di essere allegro e di gioire della festa prima del lutto, perché il lutto accade di Chol HaMoed, mentre lui aveva l'obbligo di gioire quando iniziò la festa, prima di Chol HaMoed. E perciò lo ati a sede achid, e perciò la mitzvah di lutto non può, Vedachi Aseh d'Rabim, non può venire a respingere la sé, cioè che deve essere allegro durante la festa, che lutto per lui è solo per un unico singolo individuo, ancora alcuni parenti, ma comunque è considerato un singolo individuo, mentre invece la festa è una festa che viene festeggiata da tutto il popolo ebraico. E adesso, riguardo a Menudè, uno che è scomunicato, ma generalmente uno è scomunicato se vi fu, diciamo, una disputa, andarono dalla corte rabbinica e la corte rabbinica decise che uno doveva pagare all'altro quello che doveva pagare e l'altro rifiutò e non volle pagare. E perciò i maestri, la corte rabbinica lo mette in bando, lo scomunica, e perciò menudè maushi nogni duyo baregel. Se deve osservare le leggi di uno che è scomunicato, che non può farsi i capelli, non può lavarsi, e c'è chi dice che deve anche non deve scalzare scarpe di cuoio, e la gente mantiene una distanza da lui, non gli parla, eccetera. Amar Rabbi Yosef, Tashma ti porta in dimostrazione Danin, Divnei Nefashot, Videnei Makot, Videnei Mamonot, che durante Chol HaMoed i maestri giudicano leggi di Nefashot, di coloro che devono essere giustiziati, e leggi di coloro che devono ricevere Malkot, e di coloro che devono pagarsi, che giudicano casi monetari. Ve ilo tzai dina mishamtina lei. E se no, non accetta e rifiuta, allora lo scomunicano. Visal kadatach e nono eg niduyo baregel. E se vorresti dire che non devo osservare le leggi di nidui, allora mishumad vaate meikara ate regel vedachilei. Si potrebbe forse dire che se era scomunicato prima della festa, la festa viene respinge le leggi della scomunica, Ashtam, Shamtira Leanan, ma vediamo che se la corte, abbiamo visto che la corte si occupa delle leggi durante Chol HaMoed, di giudicare le leggi di Nefashot, di Nemakot, di Nemaonot, eccetera. E perciò se loro decisero, prendono una certa decisione e il soggetto decide di rifiutare, e allora lo scomunicano,
Quando? Dico la moenza. Perciò non è logico di dire che se era scomunicato prima della festa, la festa respinge la scomunica, ma adesso durante la festa lo possono scomunicare. Perciò dice la Biosef, no, non si può dire così. Perciò bisogna dire che la festa non respinge le leggi della scomunica. Perciò se uno era scomunicato prima della festa, deve continuare a osservare le leggi della scomunica e la festa non lo respinge. Abaye obietta, dice, Dilma, forse si tratta che i giudici non è che decidono durante la festa, ma solo le Yone Bedinei che esaminano il suo caso solo, ma non è che decidono il suo caso. Dino te mahi, perché se volessi dire che di Nefashot de Katane, che riguarda la legge di Nefashot, che si decidono se uno deve essere giustiziato, Achiname de Katane, che veramente lo mettiamo a morte. Cammimne mi sembra un top. E siccome c'è una legge che coloro che il giudice lo dirà, che coloro che giudicano un caso devono digiunare, se decidono di giustiziare qualcuno, devono digiunare tutto il giorno. E allora e non possono festeggiare la festa, che non possono mangiare. E adesso spiega. Detania mi ha studiato che la vecchia Omer Milani Sandrin Cheruba Hacharagetanef Chergu etanefesh. E veramente Echad Sharag dovrebbe essere Sharagetanefesh. She ento amin kolotto hayom. Tamud lamar lotto chuladam. Dove sappiamo che una corte che giustiziò qualcuno, che stanno per giustiziare qualcuno, decidono che bisogna mettere una motte, che non possono mangiare tutto quel giorno. E poi che c'è scritto nella Torah, Lotto Chul Adam, che non poteva. Veramente questo verso tratta di un caso diverso. Comunque qui Rabbi Akiva lo interpreta in maniera diversa e spiega che non potete mangiare sul sangue, cioè se causate di versare del sangue, poiché state per mettere qualcuno a morte, perciò non potete mangiare. Perciò dice Abai, continua Abai, la sua dimostrazione. Bisogna dire che le Yone Bedinei che solo esaminano il suo caso ma non decidono nulla. Achinami, anche qui, le Yone Bedinei per esaminare il suo caso. Ma lei rispose a Yosef, riguardo ciò che disse Abaye, Imken, sei così come dici tu, iniziate a manettino, che se come dici tu, allora lo stai torturando. Perché? Perché la legge è che bisogna decidere un caso subito. E non bisogna lasciare il caso sospeso per decidere, perché allora la persona è in uno stato d'animo è molto oppresso, e perciò bisogna decidere il caso subito. Perciò spiega Rabbi Yosef, Atu mitzafru umayne bedirei, che esaminano il suo caso di mattina. E dopo di ciò, vale, ve ha rivisciato quello yoma, e dopo vanno e mangiano tutto il giorno. Va da lato, e dopo, quando. Va da lato, bishkatrama. Quando è. Shkatrama, allora, gamrina di neve, katulei. Che allora, quando è. Il sole sta per tramontare, vanno e decidono e lo mettono a morte. Ma vai, non accetta questa opinione di Rav Yosef e disputa e porta un'altra dimostrazione. Amar Abaye, Tashma, uno dei Shetiru Rochamim, che uno che fu scomunicato, che i maestri gli permisero, e secondo Abaye, lui capisce che permisero a tutti, tutti coloro che erano scomunicati, permisero loro di festeggiare una festa, di non osservare le leggi della scomunica. Amar Rava, ma Rava obietta e dice, Mica tani shei tiruhu chachamim, c'è forse scritto che i tiru, che i maestri permisero a ognuno, shei tiruhu lo chachamim katani, è scritto che permisero a lui, solo a lui, e di chi si tratta? De asero faisele baldina, e beate in cambiata la banana, visharulei. Si tratta di qualcuno che si mise d'accordo col quale aveva una disputa. E accettò di pagare quello che dovevano pagare. Allora andò dai maestri. I maestri, siccome accettò di pagare, allora i maestri annullarono
La scomunica. Adesso un altro caso. Metzorà, uno che era Metzorà e che non si può tradurre, è intraducibile, che è una malattia spirituale di quei tempi, che quasi non esiste nei nostri tempi. Dico quasi. C'erano i casi famosi con Moshe Feinstein, che con una piaga sulla pelle gli dice che parlò la Shonara. Maushi Anik Tzarato Bregel, se deve osservare le leggi di Tzarat durante la festa oppure no. Amrabai e Tashma, Vannazir, Vamsorah, Mitumato le Tarato, che si purificano. Abi Mitumato, però se è impuro, qui si tratta sia del Nazireo, che diventò impuro essendo stato in contatto con un morto, e di Metzorah, che è un'impurità che è nel suo corpo a causa di questa piaga, che le leggi sono applicate e non può farsi i capelli con la moglie. E veramente dice Gemara che forse queste leggi non sono applicate, che forse si potrebbe sì farsi i capelli. E ciò che dice è che sta per purificarsi, e bisogna capire quello che intende. E intende che dire così, che l'omi bai kamar, non solo. L'omi bai vuol dire non solo. Non solo, l'omi bai, non solo mi metto matò. Non solo quando è impuro, che del non nahig, che le leggi di Tzarat non sono applicate e perciò può farsi i capelli, aval le tarato, si deve purificarsi. Quando uno un sarà un mezzolà si purifica, che deve radersi tutti i capelli, che avremmo potuto dire che forse nixor, forse faremmo che i maestri farebbero decreterebbero che non può farsi i capelli con la moed, poiché nell'ottavo giorno lui si deve radere tutti i capelli, tutti i peli, scusi, nel settimo giorno deve radere tutti i capelli e deve offrire, nell'ottavo giorno deve offrire i sacrifici. E se gli avrebbero permesso di farsi capire con la Moed nel settimo giorno, quando lui deve radersi ugualmente, forse ci sarebbe il rischio che Shema Yashe Korbanotav, che forse non offrirebbe i sacrifici in tempo, e forse perciò non dovrebbe farsi i capelli, e forse perciò decreterebbero perciò che non può farsi i capelli, che non può farsi neanche radersi ciò che deve radersi nel settimo giorno, quando deve purificarsi, Kamashwalan, che non diciamo così, che può sì radersi, dico la moglie. E perciò, cioè può farsi i capelli, dico la moglie. E ancora rimane impuro, perché ora non si rase tutto il corpo. Amarava Tashma, però Rava posto la situazione al contrario, che Beazzalua, colui che è un Metzorah, e ciò viene a includere le Rabot Kohen Gadol, includere anche Kohen Gadol, il sommo sacerdote. Va Kohen Gadol, le cose sono anche le cuore alma dami. Il Kohen Gadol è simile a come per tutto il resto del popolo, che per lui è come festa tutto l'anno. Poiché, Editnan, Kohen Gadol Makri Onen, che benché lui è un Onen, cioè che gli morì un parente, nel giorno che morì il parente è chiamato Onen, che normalmente uno dovrebbe essere in lutto, ma il Kohen Gadol non può essere in lutto. E comunque
Venò Ochel, non può mangiare dei sacrifici, cioè può offrire sacrifici, ma non li, però non li può mangiare. E se lui è Onen. Mentre invece il resto del popolo non possono offrire sacrifici se sono Onenim. E mentre lui sì, lui può offrire sacrifici. Mentre invece durante la festa loro possono sì offrire sacrifici. E anche se sono in lutto con uno dei sette parenti. E perciò vediamo che durante la festa, per tutti gli ebrei, e ciò è uguale al Kohen Gadol durante il resto dell'anno, che ha la stessa legge come il resto del popolo. E siccome la Braità viene a includere il Kohen Gadol, perciò vediamo che tutto l'anno per il Kohen Gadol e come per gli ebrei, Shmamina, perciò si può dedurre da ciò che Kohen Gadol, che Metzorah, che ha questa piaga, non è il Tzaraat HaBaregel, che devo osservare la Tzaraat durante la festa e la Tzaraat non viene respinta. Shmamina, questa è una dimostrazione che Tzaraat viene applicata al Metzorah anche durante la festa. Adesso spiegare un po' meglio quello che ho appena questo soggetto. Abbiamo visto in realtà che Kohen Gadol può diventare Metzorah. Adesso la legge è che Kohen Gadol deve servire il santuario anche se è Onen. Però siccome un ebreo regolare non può offrire sacrifici se è Onen, e il Kohen Gadol deve sì offrire sacrifici, e siccome un ebreo regolare può offrire sacrifici durante la festa anche se onen, perciò vediamo che la legge di Kohen Gadol è paragonabile alla legge di un ebreo regolare durante la festa, poiché il Kohen Gadol può offrire sacrifici durante tutto l'anno, anche se non è festa, anche se è onen, e invece solo un ebreo che Onen può offrire solo durante la festa. Perciò vediamo che un Kohen Gadol è paragonato a un ebreo regolare. Perciò, siccome il Kohen Gadol deve offrire sacrifici durante tutto l'anno, e siccome ho visto nella Braittà che Kohen Gadol è Metzorah, siccome tutto l'anno lui può essere Onen, tutto l'anno è lui come se ha come festeggia la festa come un ebreo regolare. E siccome la Braita dice che Metzorah vuol dire che può essere Metzorah anche durante tutto l'anno, quando è come se fosse festa. Perciò deriviamo che Kohen Gadol può essere Metzorah anche durante la festa. Perciò da ciò deriviamo che un ebreo regolare può essere Metzorah anche durante la festa, lo deriviamo dal Kohen Gadol. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.